Cari Aquile, bentornate a questa nuova puntata di Aquile Libere. Oggi parliamo di un tema scottante, di un tema che si ripete di tanto in tanto ed è la difficile coesistenza tra Trieste e il Friuli. Per farlo abbiamo inviato il nostro amico Luca Campanotto, che è il coordinatore regionale di Aquile del Friuli, direttamente presso la sede regionale di Udine. A te Luca e una buona visione. Un grande mandi a tutti e benvenuti ad Aquile Libere. Oggi ci troviamo a Udine, via Sabbadini, presso il Palazzo della Regione. È una delle principali sedi della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Friuli trattino Venezia Giulia, che si trova in Friuli. Anche se loro il trattino non lo usano, presso questo palazzo, che sembra grande ma in realtà è un semplice contentino, hanno dovuto decentrare qualche ufficio regionale, una minima parte degli uffici regionali, quelli che sono più legati anche al nostro territorio. Penso a quelli dell'agricoltura, perché ovviamente la stragrande maggioranza delle produzioni agricole si trova da questa parte del Timavo e quindi in Friuli. Hanno dovuto decentrare a Udine gli uffici degli enti locali, perché ovviamente la stragrande maggioranza dei comuni si trovano dalla nostra parte del Timavo e quindi in Friuli. Peccato poi che l'assessore agli enti locali invece è un triestino, ma addirittura il presidente della regione è un triestino. Non è tanto questo il problema è che da triestini, quando va bene, fanno solo gli interessi di Trieste. Basta pensare anche alle ultime proposte sulla legislazione finanziaria, con tutta la spesa pubblica concentrata solo su Trieste, l'80% della spesa pubblica regionale che orbita attorno a Trieste, tutte le grandi opere concentrate, pensate solo su Trieste. Ecco, una volta non era così. Certo, Trieste è sempre stata vorace, ha sempre preteso troppo, ha sempre consumato tanto senza produrre praticamente nulla. C'erano almeno dei tentativi di salvare le apparenze in passato, durante la Prima Repubblica, che bene o male era molto più democratica dell'attuale situazione. Ci trovavamo con tutti i presidenti della regione che erano friulani, pensiamo a Berzanti, ma soprattutto a Comelli, che è ricordato bene come il presidente del terremoto e della ricostruzione, e gli hanno dedicato la principale sala di questo palazzo, non certo a caso. Non era solo friulano ma anche udinese, lo stesso è a dirsi per il suo successore, il famoso Biasutti. Quindi almeno al tempo della democrazia, dei pesi e dei contrappesi, mentre Trieste godeva del capoluogo, che sta scritto nello Statuto Speciale, almeno un accordo politico a livello di regola non scritta teneva in considerazione il peso territoriale e anche demografico, diciamo, del Friuli, che non è solamente Udine, ma è molto più ampio e va dal Livenza al Timavo, prima di tutto da un punto di vista geografico e storico. Invece oggi ci ritroviamo con governanti triestini, con una giunta impresentabile, triestina e triestino-centrica, e questo è il grosso problema, che sta imponendo con ricatto
di contribuzione pubblica regionale, un marchio FVGino assolutamente artificiale, innaturale, così come questa regione che addirittura si vorrebbe non solamente transgenica, ma privata dello stesso trattino che sottolinea invece la sua dualità. Ecco. Noi siamo qui di fronte a questo palazzo anche perché qui si trova la sede del servizio elettorale regionale ed è un ufficio molto significativo per noi perché le Aquile, Aquila del Friuli, Aquile dal Friuli sta pensando già alle prossime elezioni regionali del 2023. È un movimento oramai consolidato che si sta allargando. Abbiamo lanciato alla fine di quest'anno 2021 una nuova campagna di tesseramento per il rinnovo del sostegno che già molti ci riconoscono su tutto il territorio del Friuli, dal Livenza al Timavo, da Gorizia fino al Friuli occidentale. E per un continuo allargamento della nostra base sociale, abbiamo molti simpatizzanti, ma ci auguriamo che molti ci continuino a dare fiducia, come dire, approfondendo i legami con noi e sostenendoci, perché no, anche dal punto di vista economico. Ci rendiamo conto che è un momento difficile per tutti, ma chiediamo anche solo un sostegno simbolico, anche solo col contagocce, però anche un piccolo dono può essere davvero molto importante per la nostra vita e per la nostra attività. Un'attività che è sempre più impegnativa e ci auguriamo ci porti nel giro di qualche anno a riprendere il controllo di questa regione, anzitutto dal punto di vista politico, per difendere gli interessi del Friuli, cosa che nessuno sta facendo, perché quando va bene si pensa solo a Trieste, quando va male invece si fanno i favori agli amici, per esempio ai nostri grandi, potenti e influenti vicini veneti, rischiando addirittura, per esempio, di tagliare fuori il porto di Trieste dalle grandi vie di comunicazione, e non solamente di distruggere l'ambiente, il paesaggio friulano, ad esempio sul tagliamento con l'autostrada Cimpello-Sequals-Gemona, che sarebbe la distruzione del nostro territorio e la distruzione anche delle nostre bellezze che ci invidiano in tutto il mondo e che anche dalla Germania vengono a studiare o a vivere anche a livello turistico. Ecco, quindi certe grandi opere presentate come qualcosa di positivo invece finirebbero per avere delle pesantissime ricadute economiche negative, non solamente ambientali, sul Friuli, che viene visto come colonia sulla quale far passare vie di comunicazione che non portano alcun beneficio al nostro territorio nel perseguimento esclusivo di interessi alieni, che sono quelli dei nostri grandi e potenti vicini. E la giunta Fedriga, mi dispiace doverlo denunciare, purtroppo non riesce a smarcarsi, come dire, da un certo collateralismo veneto e zaiano, tipicamente leghista, in un senso tricoloruto. Ormai la Lega non è più, come dire, un movimento di popolo, non è più un movimento attento al territorio friulano e solo friulano, è un movimento triestineggiante, è un movimento assolutamente lontano dal Friuli, e il caso dell'imposizione ricattatoria
del marchio FVG, addirittura senza trattino, è la prova più evidente di questo atteggiamento arrogante e antifriulano, insomma, di questa giunta regionale che, insomma, ormai ha gettato la maschera, ormai vuole comandare sul Friuli, contro il Friuli, senza più nemmeno salvare le apparenze. Noi non siamo FVGini, noi rivendichiamo l'esistenza del trattino che è prevista dallo statuto speciale. No, sin furlans et dome furlans. Se volete come dire, sostenere una reale alternativa rispetto alla politica FVGina, sostenete Aquile dal Friuli, Aquila del Friuli, l'unico movimento politico friulano, l'unica alternativa politica possibile per salvare il Friuli. Altre non ce ne sono, si tratta di manovre preelettorali volte a distrarre i friulani, attrarre le allodole con degli specchietti illusori per impedire la coagulazione di una massa critica che potrebbe comportare una reale alternativa. Sostenete invece l'unico movimento organizzato, l'unico movimento che ha qualche possibilità di fare un tentativo serio per come dire, cambiare qualcosa, almeno insomma, invertire una tendenza che è sempre più preoccupante. Grazie a tutti per il vostro sostegno, e fuarce Friul, e fuarce Aquilis, e mandi ad uc, e grazis. Aquila del Friuli, movimento politico friulano. Hai mai considerato che potresti proprio fare un regalo alle Aquile? Il movimento si sta allargando e ha bisogno anche di te. Tante gocce, anche piccole, fanno il mare. Sei piccolo? Anche 10 euro possono essere di grande aiuto per la vita delle Aquile. Sei grande? Per legge la tua donazione deve essere inferiore a 500 euro. Vuoi tesserarti? La tua quota per il 2022 non è aumentata, resta sempre di 20 euro. Solo a fini di adesione al movimento devi anche compilare il modulo per aggiungerti. Per info e modulistica privacy manda una mail a coordinatore@aquiladelfriuli.org. Per i tuoi versamenti, compilando bene la causale, usa questo IBAN: IT 86 P 054 84 65 01 0 CC 05 00 003 83. Grazie per questo tuo metterti a servizio del Friuli. Buone feste. Aquila del Friuli, il partito del Friuli.